Eccoci qua, è un po' che non ci vediamo. Ciao, come state? Allora, questo video è per dare le istruzioni d'uso per il metodo compro casa. Allora, sono felice, scusate, sono contento quando qualcuno mi scrive grazie, ho divorato il tuo libro, mi sarà di aiuto. Mi fa molto piacere, però il mio intento non era quello. Ti spiego, il mio intento era scrivere un libro che possa aiutarvi passo passo, ovunque voi siate, anche quelli che sono lontani da Roma. Perché dal 98 che seguo persone che acquistano case sia per viverci che per uso investimento, entrambe le categorie hanno trovato sempre giovamento dal metodo compro casa, però leggere il libro, divorarlo, metterlo lì poi tra i libri letti non era il mio scopo. Il mio scopo non è tirarvi via i 10 o i 20 euro, il mio scopo è seguirvi passo passo anche se siete lontani da me. Quindi che significa? Leggere il metodo compro casa è... sì, leggerlo tutto, poi andare a riprendere le fasi del libro che raccontano e che spiegano quelle che sono le fasi che state affrontando in questo momento nell'acquisto della vostra casa. Mi spiego, se hai già fatto la tua ricerca, hai più o meno selezionato quelle che sono le case da poter visitare per poi prendere in considerazione per l'acquisto, cerca di riguardarti i capitoli precedenti che partono dalla ricerca e dalla selezione. Quindi analizza se tutti i passi che tu hai fatto sono stati fatti tutti come da metodo e poi passo passo continua a seguire il tuo processo di compravendita seguendo il libro. Significa andare ad essere accompagnati da me, anche se non sono con voi o non posso essere con voi, ma ritrovarvi in ciò che c'è scritto sul metodo compro casa e applicare quelle che sono le poche regole, le semplici regole, non poche, le semplici regole che sono scritte sul libro. Il PDF che è stato messo sul sito luigilardi.it è stato messo apposta perché così lo possiate scaricare sul vostro telefono, tablet, quello che volete, e ogni volta che vi accadono cose intorno a voi, tipo ricevete una telefonata, ricevete la mail dall'agente immobiliare, andate a fare la visita, potete subito prendere il telefonino e rinfrescare la mente su cosa c'è da fare, su cosa c'è, cosa non c'è da fare. Se alcune fasi l'avete già fatte, bene, riprendiamo quel capitolo e controlliamo che tutto sia stato fatto come da metodo. Non sto dicendo che non mi fa piacere che leggiate il libro e poi lo rimettiate a posto, sono contento, mi piacerebbe molto più che voi lo seguiste passo passo per poi magari se trovate qualcosa di difficoltoso, qualcosa che non vi è chiaro anche nella realtà, nell'affrontare le fasi. So benissimo che le case non sono tutte uguali, non sono come le macchine, le case sono tutte diverse perché sono le persone che le hanno vissute che sono diverse. Quindi se non vi trovate e non è chiara qualche situazione, la mia mail ce l'avete sempre la stessa, luigi@luigilardi.it. Quindi io non sto qui a dirvi acquistate il mio libro e leggetelo, io sto qui a dirvi acquistate il mio libro, meglio se in PDF dal sito perché ce l'avete sul telefono sempre con voi, e aspetto non la mail che mi dica ciao l'ho letto mi sarà utilissimo, ma la vostra mail per affrontare insieme, sbrogliare qualche situazione insieme. Quindi ci tenevo a fare questo video perché mi fanno piacere i messaggi vostri che mi dite che vi sarà di aiuto perché l'avete letto qualcosa o tutto vi è più chiaro. Mi piacerebbe più ricevere messaggi di cerchiamo di capire insieme questa situazione. Quindi scaricatelo dal sito, portatelo sempre con voi e io sono qui pronto ad aiutarvi sia da lontano che da vicino, con le consulenze WhatsApp, con la consulenza di persona, ma potete tranquillamente scrivermi una mail su luigi@luigilardi.it e cerchiamo di capire insieme come sbrogliare le situazioni più complicate. Vi saluto e da Roma, bellissima giornata, ci vediamo al prossimo video, dai, mi impegno a fare qualche video in più.